<coughs> <coughs> Eravamo rimasti <coughs> 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 Capitolo quarto La mattina di buon'ora Kip a lavorare alla villa delle J con la loro macchina lasciando a me la Jeep Lasciando a me la Jeep scusate. Il ginasto mi aspetta a casa sua il più presto. Prima di partire mi ritrovo a gironzolare nella casa deserta. Con la sensazione di aver dimenticato qualcosa e non so cosa. Gli animali sono al sicuro, quindi non è quello. Ah, email. Di solito per me di uscire a controllare la posta elettronica. Quando ho fatto notare a chi per quanta posta si sarebbe accumulata? Se non avessi pot. Ah, scusate, se non avessi portato con me il portatile. Lei ha ribattuto che, se avessimo fatto un viaggio in Europa, sarebbe successo lo stesso e che avrei ritrovato tutta la posta al mio ritorno, poiché è vero, non avevo un bait di fondamento per insistere. Ma penso comunque che sia stato crudele da parte sua farmi venire qui come una gallina spennata. Mi sento un po' come quando smisi di fumare, molti anni fa continuavo a pensare che c'era qualcosa che avevo dimenticato di fare adesso che ho capito che si tratta solo di carenza da computer mi infilo i miei strati di vestiti a disco verso l'avventura in una giornata fredda il vento infuria dal sound e mi colpisce in faccia come una frustata di asciugamano la jeep si accende al primo corpo esco dal vialetto, e mi dirigo verso la fila della strada dove gira a destra attraverso Sound Avenue e gira ancora a destra sulla North Road. Gene Ashton vive a Milcogue che si trova a ovest, parecchi paesi dopo a Lockville Perché ho la sensazione che stia per ne piccare? Perché ho la sensazione che stia per ne piccare, scusate? Sarà il colore metallico del cielo o il bollettino meteorologico alla radio che mi invita ad aspettarmi una nebicata. L'autostrada è praticamente deserta. La costeggiano molti terreni coltivati e vigne e anche i casali che sicuramente sono stati costruiti quando era sterrato. o non era nemmeno una strada. Circa 700 metri oltre scorgo un cartello che annuncia qualcosa che si chiama panchine villa panchine villa scusate una casa un chiosco chiuso e zucche intagliate e sparpagliate in tutta l'area la strada si restringe a due corsie mentre passo davanti a una costruzione in mattoni che ha l'aria di essere piuttosto recente ma non saprei dire che cosa sia dopo l'indicazione per pequash mi lascio alle spalle la discarica del paese. Superato il cartello per Milcogue e notati i punti di riferimento che Ashton mi ha indicato rallento qualche metro prima di un chiosco di verdura chiuso chiamato Erz. C'è una strada non asfaltata. e cinque cartelli di legno recano dei nomi, uno dei quali è Ashton. Svolto lì su entrambi i lati terreno incolto che si stende per circa 6 milioni di chilometri. Non una casa né un edificio, alberi spogli e sinistri. La strada era un'asfaltata piena di buche e dossi, ma la cipa li supera senza un lamento. Raggiunto il punto in cui curva a destra come da istruzioni, continua dritta. All'improvviso appare un'imponente villa grigia e bianca con un vialetto che traccia un cerchio sul piazzale. Scesa dalla macchina sono colpita dalla grandiosità del posto, dalla bellezza e dall'isolamento. Mi domando se Jim vive qui sola. Vive qui da sola. Mi volto a guardare la strada che ho percorso e mi viene in mente che potrebbe essere nell'Inghilterra del XIX secolo o di qualsiasi secolo. In realtà, in un, in un qualsiasi posto bucolico, salgo i tre gradini grigi che conducono all'ingresso e busso con il battente di ottone. Gina Ashton apre subito come se fosse stata l'idea dietro ad aspettare. Sono molto contenta che lei sia venuta, dice senza fiato e quasi mi tira dentro con forza. Mentre appendo il mio giaccone, mi guardo in giro. Il piano a terra è praticamente un unico salone. Con delle pareti divisorie tra salotto, camera da pranzo e cucina. La luce entra dalle vetrate che percorrono le retro della casa, che si affaccia sul sound. Gina mi fa strada fino al salotto, dove mi accomodo su un divano rivestito di un tessuto blu e bianco. La vista è impressionante: in fondo al grande prato scende una scalinata oltre la quale, anche se siamo in cima a un promontorio, si vede il mare. Gradisce un caffè a chi decina. È già pronto? Sì, le prendo la tazza. Vai in cucina dove la vedo armeggiare con una caffettiera. La stanza dove mi trovo è arredata con semplicità ma buon gusto: niente televisore, niente libri. Al suo ritorno, Ashton appoggia sul tavolino un vassoio con due tazze fumanti, una rosa e una grigia, senza scritte. È un piatto di cupcake. Come faceva a saperlo? Le ho preparate io, ci ho buttato dentro tutto quello che, ho, che ho trovato. Non so esattamente che cosa intenda dire, ma ho intenzione di scoprirlo. Prendo un tovagliolo e una cupcake. Ha un bel aspetto, dico. Sorridere ne prende una, addettiamo simultaneamente i pasticcini, pezzetti di cioccolato e noci e altre cose non me le identificate, ma deliziosi. Cancellano in un colpo solo la nostalgia che provo per Hans ah, bon. A tarte, a so. Barbotte complimenti e lei fa un cena con il capo, sorridendo in modo quasi civettuolo. Oggi indosso un abito di lana color malva, calze nere e stivali di pelle grigia. Si è messa in tiro per me? Sorseggio il caffè, buono. Allora cosa posso fare per la regina? Vuole ingaggiare per scoprire chi ha ucciso Billy. L'uomo di Ridley Woods, confermo. Sì, mi parli di lui. Tiro, tiro fuori pene e tacquino. Siamo cugini, dovrei dire eravamo. La tristezza cala sul suo volto, come se avesse cambiato maschera. Siamo cresciuti insieme a Istid. Siamo di qui, vede. I ferry boat partono per il Connecticut da Ested, il paese in cima a Fork, che da quanto hanno appreso ha le gemme mentre cercavano casa, è abitato soprattutto da gente con alberi genealogici e patrimoni che vengono da lontano. Le nostre famiglie sono molto antiche, sua madre è la sorella di mia madre, sono dei dorman. Pronuncio il cognome come se bastasse da sola a farmi capire tutto, se fossi di qui, forse capirai. E entrambe mia madre e sua sorella sposarono dei forestieri. Fa una risata sarcastica, parlo proprio io, anche lei ha sposato un forestiero. Sì, ma allora non mi pareva una cosa terribile, come sembrava ai, ai tempi loro. E adesso invece le sembra terribile, ha detto che allora non le pareva. No, non è questo. Abbassa lo sguardo e giocare la colaconna. Che cos'è allora? Il mio matrimonio è rilevante in questa indagine. Chiedo in tono neutro. Non è importante nient'altro. Mi domandavo se lei fosse sposata e ora so che lo è. Da quanto tempo è sposata con. come si chiama? Tom, 29 anni. I nostri due figli sono cresciuti e vivono per conto loro. Il prossimo autunno celebreremo il nostro trentesimo anniversario. A volte non mi sembra naturale. Cosa? Che due persone stiano tut insieme tutto questo tempo, le cose diventano... Oh, non so di che cosa sto parlando. Probabilmente Tom le ripete da anni che non sa so di cosa sta parlando. Certo che lo sa, so, dico io, e mi interessa. Davvero? chiede. Come se nessuno si fosse mai interessato a quanto aveva da dire. Sì. Spero che non me ne chieda il motivo. Ma dubito che lo faccia perché le sembrerebbe maleducato. Avanti. Beh, accadono tante cose durante gli anni, tante ferite, nascoste e mancanza di rispetto. <coughs> Per non parlare della conoscenza a tutto tondo dell'altra persona, della prevedibilità di ogni ingiusto, eccetera. Come possono due persone mantenere vivo l'interesse per tanto tempo? Non credo sia possibile. La mia mente vola da Alex: si trattava di questo. I miei genitori spos erano sposati da quasi 40 anni. Quando mio padre morì, e quando morì, mia madre sembra più liberata che afflitta. Fu allora che ci pensai per la prima volta. Si risposò sua madre intendo. Purtroppo morì l'anno seguente. Mi dispiace. Già, dice con aria assente. Tome spesso via, come adesso, viaggi di lavoro. Ha un'agenzia di pubblicità, devo ammettere, mi piace stare da sola. Secondo lei è orribile. No, niente affatto, mi domando se ha delle storie. Sandra scopettone, bacchanzo, omicida.